Con l'operazione Nemesi, i carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale tribunale su proposta della Direzione di Settore Antimafia nei confronti di 58 persone indagate per associazione finalizzata al traffico, nonché detenzione illecita e spaccio di stupefacenti. Il provvedimento corona una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo nei confronti di 3 distinti gruppi criminali operanti nell'ambito del quartiere Sperone di Palermo, una delle più imponenti piazze di spaccio del sud Italia, un giro d'affari stimato annuo di circa 1,5 milioni di euro, un vero e proprio supermercato aperto H24, permanentemente presidiato, dove era possibile acquistare crack, cocaina, hashish e marijuana. Sono oltre 3.600 le cessioni di stupefacenti che vengono addebitate agli indagati, cui sono contestate anche le aggravanti di aver utilizzato minori nell'attività di spaccio, di aver spacciato a soggetti minorenni e di averlo fatto anche in prossimità di un edificio scolastico.